Buon salve, cari pixelini, e benvenuti in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, siamo tornati qui per continuare un pochettino queste cose simpatiche. Io ancora, maledetto me, devo portare questo maledetto Charlie Weasley a livello 7. Ma ragazzi, mi è stato detto perché deve essere al livello 7. E penso che comunque sia, io non sceglierò Charlie a livello 7 perché insomma avremo qualcuno di meglio da incontrare. Ma ragazzi, io direi che ora ci mettiamo a fare questa cosa e incontriamo Hagrid, che tra l'altro c'è un sacco di gente che ci vuole parlare qua, la replica Hagrid, un sacco di cose. E poi farò, se riesco, non ve lo prometto perché è un po' un casino in questi giorni, se riesco farò un secondo video alle 15 dove faremo il capitolo principale, ma questo devo vederlo se riesco. Comunque, se volete essere sicuri di tutto ciò, andate a vedere nelle mie storie Instagram che metto tutti i giorni la programmazione giornaliera. Ma adesso aspettiamo che finisca di caricare. Oh, ce l'ha fatta appena in tempo. Bravo ragazzo, bravo mio caro Hogwarts Mystery. Nessuno ci vuole parlare, c'è Ben che se la fa con un'aquila. Dove quell'aquila presumo che sia Talbot o qualcosa del genere. Eccoci qua. Felice di vederti, Rocky. Ho un compito per te da parte del professor Silente. Non è possibile, Silente è stato rapito dalla Rakpick. Come fa a farci un compito? Per me. E anche per me. È un lavoro da fare in due. Richiede un po' di ricerca e una calligrafia decente. Ecco, e io, ragazzi, non ci riesco. Non so fare né la ricerca né so scrivere bene, quindi. L'unico problema è che può essere pericoloso se non sai quello che fai. Allora, ragazzi, se io continuo a essere il mio personaggio, amo il pericolo perché, insomma, stiamo spezzando tutto, ma non è che vogliamo farlo perché siamo costretti, quindi voglio aiutarti, voglio aiutarti. Cosa vuoi che sia un po' di pericolo? Ragazzi, se aveste usato un'altra delle due scelte, quale sarebbe stata la frase che avrebbe detto il nostro personaggio? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sei molto gentile, Rocky, ma non voglio che ti faccia del male. Sicuro di essere pronto ad avere a che fare con creature pericolose, Rocky? Siamo già all'energia, ragazzi. 3 orette di energia. Questo capitolo, cioè questa missione secondaria, è fatta sull'Abraxan. Ragazzi, l'Abraxan è una specie di cavallo strano che fa cose, insomma. Me la cavo malissimo con gli appunti. Scrivo da schifo. Io non è che scriva molto meglio di te, ragazzi. Se riesco a gestire Merdula, una creatura pericolosa, sarà una passeggiata. Questo è vero. Ho fatto un sacco di pratica con le creature, purtroppo, quella maledetta fata. Non è come una fata o un Krupp, è una bestia molto più grossa. Vabbè, su via. Mi documenterò su ogni pericolo da affrontare. Perché noi siamo. Rocky Balboa. Dopotutto non è così pericoloso. Magari ti lascio provare. Ma perché non lo fai te che sei grande e grosso? Non preoccuparti, sono sempre preparatissimo. Prometti che mi dirai se ti serve aiuto. Sì, perché non voglio morire. Me la cavo. Questo l'abbiamo già letto, ragazzi. Le creature magiche sono facili. Sono le persone a essere difficili, è la verità. Imparare a gestire i pericoli responsabilmente fa parte dell'esperienza di Hogwarts. Molto interessante. E questo l'abbiamo già letto. Quindi, ragazzi, mentre io faccio qua, nei video scorsi ho già detto, vi ho detto più volte che, ah, che bello, in questa quest è più facile perché avrò già l'Abraxan a livello massimo e tutto. Ma mi sono confuso con un altro animale, non con quel coso, ma con quella specie di capra fatta male. Quindi, in realtà, non abbiamo l'Abraxan al massimo. E quindi sarà un casino. Ma per fortuna ci abbiamo anche altro da fare, così almeno non dobbiamo obbligatoriamente, eccetera. E ragazzi, oggi che giorno è? Oggi è il 28 maggio, mancano poco più di 15 giorni al mio compleanno. Se qualcuno volesse farmi un regalo, mi trovate la lista desideri Amazon qua sotto in descrizione. Io vi regalo tante ore di divertimento. Voi potreste regalarmi qualcosina, oppure anche soltanto 1 euro su PayPal. Insomma, avete un sacco di metodi qua sotto in descrizione, alcuni anche gratis. In effetti, te la cavi bene con le creature, Rocky. Non preoccuparti per me, Hagrid. Non credo si sia preoccupato finora, quindi non lo farà neanche adesso. So cavarmela, soprattutto quando si tratta di aiutare un amico.
Non credo, cioè nel senso, oh no, devo sconfiggere Voldemort, mi ammazza. Oh no, devo sconfiggere Voldemort per proteggere un mio amico. Sono salvo. Che discorso è? E poi piaccio sempre alle creature, più che ai miei compagni di classe, devo dire. Perché siamo. Vabbè, io ci rinuncio, ragazzi, ci rinuncio. Probabilmente perché non possono leggere la Gazzetta del Profeta. Ok. Buono sapersi, Rocky, ma preferisco che prima studi un po' di più le creature magiche. Poi potremo parlare di Abraxan. Ragazzi, ora vi faccio vedere. Io per tutto questo tempo vi ho detto, guardate che. Ah, il. Allora, la parte 2 l'abbiamo già fatta perché dovevo arrivare a Magi Zoologia a livello 3. Per fortuna sono a Magi Zoologia a livello 4. Credo sì, esattamente. Quindi, ok, nessun problema. Parte 2 già fatta. Il problema a questo punto è un altro. Il problema è che se io vado nelle praterie, robiolo di quella, non si può dire le marche. Io ho il mio amico Bojack che è fiducioso 2, ragazzi. Avete capito, vero? Avete capito il dilemma? Fiducioso 2 vuol dire che io devo fare tutto fiducioso 2. Che sono esattamente tipo altri 200 e passa cosi. Più tutto fiducioso 3 per arrivare a fiducioso 4, che è il massimo. Cioè, del genere che mi ci vorrà tipo un mese. Soprattutto perché io non faccio mai queste cose, mi dimentico. Ragazzi, io mi dimentico di fare queste cose. Così come mi dimentico di fare le amicizie. Così come mi dimentico di fare un sacco di cose. Anche Pickett qua, io non lo sto cagando minimamente. Perché, cioè, è una cosa noiosa. Io la trovo noiosissima, quella fata di cacca. E Pickett qua, che è alle ale 3. Prima che arrivi a fiducioso 1, fiducioso 2, 3, 4, mi manca ancora alle ale 4, se non erro. Cioè, quanto ci mettiamo? Ma quanto ci mettiamo? Ma una marea di tempo. Quindi io non li cago mai, animali. È un casino, è veramente un casino. Stavo dicendo che comunque ci sono persone che conosco che hanno praticamente tutti gli animali. Quasi tutti. Io non so come faccio, anche perché con la mod non si possono acquistare, quindi è un casino. Nel mentre io posso raccogliere altre cose, io qua non sto riuscendo a fare assolutamente. Oh! Sono 22esimo posto! Che figata! Ok, d'accordo, va bene. Non sto cagando assolutamente queste cose qua. Io per fare quella roba lì mi mancherebbe. Per fare per esempio triplo mi mancherebbe questo che ottengo il massimo. Ok, ancora in una lezione ce la posso fare. Poi se rigirasse l'affare lo potrei capire. No, vabbè, ci vuole troppo. Comunque, boh, cose, ragazzi, cose. Direi che per oggi possiamo concludere qua comunque e facciamo un duello, giusto per non lasciarvi a. Non mi interessa questo evento di cacca. Ah, l'evento che. Tra l'altro, alcuni mi stanno dicendo che ora la mod rifunziona lo stesso nonostante il problema di questo evento. Quindi, boh, potete provare. Io sono ancora nella versione originale. E penso che ci rimarrò nonostante questa maledetta che mi uccide. È carina, perché. Blablabla. Però. Ah, mi è bruciato, figlia della. Ah, cioè, che cavolo. Figlia della monetizzazione. Siamo morti. Ragazzi, abbiamo perso. È stato bello. No, forse si cura. Curati, dai, curati. Sì, brava, curati, che non serve un cavolo in questo momento. Ah, buona, buona, buona. Bene, lei si cura per due turni e siamo. Vabbè, ragazzi, io mi rifiuto di continuare, quella si cura ancora. Io spero che non lo faccia per la quarta volta di fila, perché a questo punto mi arrabbierei. Sì, esatto. Ora io la depulso via, la depulsiamo completamente via, che mi sembra la cosa migliore da fare in questo mondo. E arriviamo a metà per poi arrivare, io spero, spero, ci spero tanti. Abbiamo perso, ragazzi, abbiamo perso, è stato bello vincere con voi, è stato bello giocare con voi. No, non abbiamo perso perché questa è stata furba, cioè furba. Si è curata, quindi insomma, furba in realtà. Però, insomma, non abbiamo perso ancora l'agonia. Io ora non so se si ricurrerà, io ci provo. Ecco, ma perché? Io perché parlo? Perché parlo? Cioè, ma veramente, perché parlo? Perché, cioè, ora io sono costretto a fare questo. E mi è andata bene, mi è andata bene.
mi è andata veramente bene. Direi che facciamo cura alta. Non so se fare cura media, possibilità di cura media o cura alta. Non l'ho mai capito, sapete? Non ho mai capito quale delle due sia migliore. Secondo voi, ragazzi, è migliore una pozione corrobolante o Epismendo? Perché io, boh, per ora vado su questa qua che dice cura alta nel tempo. Però mi sa che fa tipo un cavolo subito e quei due turnetti inutili dopo. Sì, tipo infatti nulla. E poi nulla ora, cioè tipo ho sprecato tutto e... Oh la madushka! Ok ragazzi, ok, abbiamo qualche possibilità di depulsare lui. Cioè lei, non lui, è una lei. La depulsiamo di brutto, ma proprio cattivamente. Depulso! E ora, se io non perdo adesso, vinco. Ma io perderò sicuro. No! Ragazzi, mamma, ce l'abbiamo fatta. Io me la sento con un bellissimo Expelliarmus. Concludiamo il duello nel modo giusto e perdiamo, perché secondo me non arrivo fino in fondo. Expelliarmus, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mamma. Bene, ma non benissimo. Ecco, ragazzi, abbiamo perso perché sono un coglione. Abbiamo perso perché sono un cretino. Esattamente, questo duello non finirà mai. Ah, bene, ma non benissimo, ragazzi. Perché io faccio il cretino? Perché non uso le cose giuste? Perché faccio il pirla? Ragazzi, perché faccio il pirla? Me lo dite? Ora... Aspetta, ora c'ha meno... Io ci riprovo perché sono stupido fino in fondo. Ha meno vita di prima. Ha meno vita di prima. Stavolta ce la faccio. Non è... È di nuovo in fondo. È pure stordito, ma... Figlia di una grocchia. Oh! Ma come osi? È stordita per fortuna, quindi non fa nulla. Oh, stavolta ce l'abbiamo fatta. Non ce l'hai più la cura, eh. Non ce l'hai più la cura. Il terzo che spegliamo è quello giusto, vero? Dai, sì. Il terzo è quello giusto, me lo sento. È immortale? Ah, ecco, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo fatto questa fantastica cosa. Ragazzi, questo duello è stato infinito. Ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Mystery. Fatemi sapere, ma voi avete finito questo coso del duello? Cosa si vince alla fine? Io odio i duelli. Li odio ovviamente tanto. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Mystery. Mi raccomando di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Fatemi sapere qua sotto nei commenti le altre due scelte quali erano, come vi ho chiesto prima. Iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Per oggi è tutto. Fatto il misgatto. Mamá!